È più che caloroso. L'Associazione del Lago di Vico, l'Associazione Li Rilasciamo, il Predator Spinning di Roma e lo Spinning Club Italia, sia nella sezione nazionale che in quella di Grosseto. Il ringraziamento che gli faccio è veramente grande, proprio perché da questa iniziativa di oggi, speriamo, che ho definito iniziativa dell'anno zero, nonostante i miei quasi 50 anni, è piacevole darsi un obiettivo che si chiami anno zero, perché dà la speranza di poter costruire qualcosa di fattivo e di edificante, non solo per la pesca, e lo sottolineo più di una volta, non solo per la pesca, perché secondo me il vivere come pescatore non ha alcun senso se la vita di un pescatore è di mera tecnicità. Se il pescatore dimentica di essere immerso in un sistema, grazie, detto ecosistema, e dimentica che la vera essenza della pesca è l'altra parte, prima ancora della tecnica, allora se il pescatore non fa ciò, tra un po' probabilmente ci troveremo tutti con delle canne meravigliose, ma probabilmente con pochissimi posti per esercitare quello che ad oggi è il nostro sport preferito. Poi mi dilungherò un pochino su che cosa è secondo me e secondo l'accezione moderna il pescatore moderno sportivo, perché anche in questo c'è molto da dibattere. Però prima di tutto ciò volevo presentarvi i nostri due ospiti, che veramente, vista la loro peculiarità, sono più io che mi sento ospite della loro presenza che non loro ospiti di questa riunione, che io non definirei conferenza ma riunione proprio di avvio di attività. E sono il dottor Paolo Giuntarelli, che è il direttore del parco di Bracciano, e il dottor Andrea Balestri, che è presidente dell'associazione del lago di Bracciano. Gli farei un applauso di benvenuto, ovviamente. Io ringrazio a priori, perché anche questo di portare delle personalità che hanno una reale importanza e collocazione all'interno del sistema ecologico delle nostre zone non è una cosa facile, credetemi. Abbiamo provato spesso ad invitare in mille situazioni personaggi sensibili e dirimenti nell'ambito dell'ecologia e della pesca, ma a volte ci risulta particolarmente complicato. Quindi li ringrazio doppiamente per averci assistito, e sperando che insieme a loro queste associazioni, e non solo, lo sottolineo, anno zero significa che queste sono partite, ma l'idea è quella di coinvolgere più persone possibili per obiettivi nobili e il più possibile pratici e condivisibili. Quindi, dopo averle ringraziate e ringraziati voi, io vi lascerei ad un video che meglio di mille parole può far capire, e dico, aggiungo solo parzialmente, quello che succede nelle nostre acque e nei nostri giorni. Delle persone che usano una sciabica, quindi una rete che praticamente ara completamente il fondo, e che, vorrei sottolinearlo, in tutti i paesi del mondo, probabilmente in qualche sperduto paesaggio africano potrebbe forse essere ancora usata, ma lì le situazioni sono sicuramente diverse, in tutti i paesi del mondo viene ritenuta una pesca non solo non praticabile, ma assolutamente dannosa, non tanto per il prelievo di pesce, ma per quello che poi lascia sull'ecosistema dopo averla praticata. Ecco, in alcune zone, ad esempio, lo sottolineo, parco di Bracciano, questa cosa avviene, e mi hanno già dato delle rassicurazioni positive e ne sono fiero, però al momento questa cosa accade. Quindi sotto i nostri occhi c'è un'azione assolutamente inconsulta e errata, legalmente consentita. Poi invece ci sono altre cose che saltano agli occhi dal piccolo filmato. Attività assolutamente illegali, queste sì illegali, ma parimenti impunite, perché la forza che al giorno d'oggi c'è di controllare, di preservare, di tutelare è assolutamente esigua. Chi ha fatto quelle riprese, nel mente delle riprese, confermami se sbaglio, ha chiamato ovviamente più volte il servizio di sicurezza, la polizia, che
purtroppo, ahimè, ha risposto in maniera assolutamente triste. Abbiamo esclusivamente due macchine, solo due macchine, se una sta di lì, una sta di lì, mi dispiace ma non possiamo venirci. Quindi capite bene che la situazione congetturale al momento che viviamo come paese e come pescatori e come persone è alquanto sfavorevole. Io nei primi albori di ecologista quale ero, mi rendevo conto che l'unico modo per agire davvero era quello di smuovere le coscienze, prima ancora di agire legalmente. Ecco, nell'anno zero della nostra attività dovremmo pensare a questo, formare le menti, formare le menti dei giovani e provare, per quello che ci è dato di fare, di cambiare le leggi e di migliorare le situazioni. Ora, mi premetto riprendere alcuni punti, nel contempo però vorrei far intervenire i nostri amici per darci qualche delucidazione e qualche speranza di collaborazione e di magari di soluzione dei problemi. La parola a dottor Andrea Balestri, un applauso. Senza formalità vi ringrazio. Innanzitutto complimenti del filmato, parte montaggio e musica e dintorni ha dato l'idea della situazione, almeno a noi addetti ai lavori che già la conosciamo purtroppo da anni. Il discorso da una parte è molto semplice e dall'altra è molto complesso. Io, al di là della presidenza dell'associazione Lago di Bracciano, che è nata proprio per riunire le varie associazioni locali e per fare un'azione tutti insieme da anni, e devo dire solo adesso iniziamo a vedere i primi risultati, e anche questo secondo me è un gran bel risultato, che si parli a tavolino in maniera molto tranquilla tra le varie figure professionali e non professionali, perché come sapete tutti il problema della gestione delle acque interne in Italia è difficilissimo sia dal punto di vista pratico che amministrativo e burocratico. Abbiamo una marea di competenze e una marea di settori e categorie che, non dialogando fra di loro, vanno allo scontro diretto. Primo fra tutti il problema della pesca professionale, che conosciamo benissimo, con persone che lavorano all'antica e che sono molto chiuse alle nuove realtà e che comunque è nostro dovere tutelare, perché bene o male ci vivono. Poi abbiamo un problema di mancanza di, io parlo proprio fuori dai denti, di autorità e di controllo. Ora il nostro professore per fortuna è arrivato al nostro parco, anche se da non molto, ed è totalmente aperto a queste problematiche, cosa non comune, e poi vi parlerà ampiamente lui dei limiti e delle potenzialità del parco. Per quanto riguarda le azioni concrete è estremamente importante che si senta la vostra voce nella maniera giusta, cioè non dando rotta, non dando seguito a voci di corridoio. Addirittura abbiamo sentito adesso si chiuderà la pesca a Bracciano, a Martignano, limitazioni. Io vi consiglio personalmente di andare sempre alla fonte, quindi al parco, alla provincia o dintorni. Adesso avete i contatti diretti, sfruttateli. E soprattutto, come si diceva nelle altre riunioni che hanno preceduto questa in maniera molto informale, cercate di fare forza nel numero. Cioè anche noi quando andiamo a rappresentarvi alle varie istituzioni, se abbiamo un foglio con 5.000 firme, non siamo i soliti due rompiscatole, siamo qualcuno che rappresenta 5.000 persone. Avete delle ottime persone che vi fanno da referenti, quindi sfruttatele. Al di là di queste cose proprio banali che mi permetto di dirvi, c'è un'azione diretta sul territorio, cioè nei vari comuni, nelle varie province interessate o dintorni, se fate un lavoro di squadra e soprattutto se comunicate come state facendo i vostri intenti, è tutto estremamente più facile. Però bisogna farlo in maniera estremamente, direi, cristallina e trasparente, quindi uniti e il più possibile con comunicati e nero su bianco, anche perché andando poi sul territorio verrete accolti sicuramente in maniera migliore. Voi avete dei grossi nemici nella pesca professionale, noi ci giriamo intorno, perché voi siete visti come quelli che si vanno a divertire e a dar fastidio mentre loro ci campano. Loro anche hanno delle buone argomentazioni, come le avete voi, portate avanti in maniera molto, troppo netta, assolutamente. Però c'è anche tanta brava gente. Io parlavo proprio l'altro giorno col presidente della cooperativa di Bracciano, Michele, che è un amico, e mi rappresentava che su tante cose è perfettamente d'accordo con voi, cioè lui voleva a tutti i costi dei controlli contro l'abusivismo degli altri pescatori.
Quindi quando si lavora a un certo livello, poi ci si intende tranquillamente. Il problema è arrivare a questo livello, perché basta che ci si incontri una volta e si appiana tutto. Altrimenti ci si incontra, come è capitato, in mezzo al lago e sono legnate. Ed è capitato proprio questo, lo scontro fisico, insomma. Passiamo veramente a un eccesso intollerabile. Il problema più grande, come dicevamo anche col professore, è una mancanza di controlli. Per due motivi: scarse risorse economiche e soprattutto scarse attribuzioni di competenze nette. Adesso avremo dei cambiamenti in regione, in provincia, vedremo chi saranno i nostri nuovi interlocutori. Sarà estremamente importante presentargli delle cose chiare e pretendere un controllo puntuale. Perché se noi siamo tutti tranquilli e in regola, incontriamo del personale preparato che ci dà anche dei consigli, noi si era detto anche con i guardiaparco, la polizia provinciale, di fare dei corsi appositi, non per fare i cani da guardia, ma per consigliare. Viene una persona sul lago, non lo conosce, gli si dà un opuscolo, gli si dà il materiale, lo si informa su vari regolamenti e lo si assiste, come si fa in tutti i paesi civili. Quindi questo è il nostro binario, la nostra strada, e mantenendoci in stretto contatto e lavorando con loro, hanno un ottimo ufficio comunicazione e dintorni, fate pervenire tutte le varie esigenze. Poi per qualsiasi cosa noi siamo ovviamente a disposizione, sia come associazione, sia come società Idra, che sapete siamo, diciamo, un po' il braccio armato delle istituzioni sul lago, pur essendo privati. Per qualsiasi cosa, segnalazioni, documentazioni, ok, siamo a completa disposizione, loro hanno tutti i nostri recapiti. E vi consiglio sempre di passare, scusate, sono stanchissimo dopo 5 giorni, di passare tramite parco ed istituzioni in maniera molto tranquilla. C'è anche un bel sito del parco, potete collaborare in tutti i modi. Io adesso ho, scusate, un altro convegno di là al volo, poi magari ritorno e lascio la parola al professore. Intanto grazie a tutti. Grazie. E alla prossima. Allora, visto che stai andando, ti do del tu. Sì, magari. Grazie. E stai andando via, intanto ti ringrazio. E secondo me, ma penso anche secondo tutti i presenti, che poi spesso sono a rappresentanza di altre strutture molto più grandi, il sentire già di poter contare su una sponda amica di colloquio costruttivo, secondo me già è fonte di grande soddisfazione. Quindi ti ringrazio tantissimo e ti assicuro che noi tutti ce la metteremo tutta per portare avanti il possibile. Grazie davvero. Grazie a te. Allora, da adesso do la parola invece al... ho perso il nome, perdonami, ma io qui... eccolo qua, Paolo Giuntarelli, direttore del parco. Un applauso per lui, applaudisci. No, poche formalità. Prima di tutto grazie, soprattutto perché mi consentite, ci consentite, ci sono altri due funzionari del parco qui con noi, il dottor Cerulli e il dottor Belpasso, che mi hanno accompagnato, ci consentite di riflettere sul tema che finora il parco ha affrontato poco, perché non per scarsa volontà, ma per, come ha detto Andrea Balestri, per fino a questo punto scarse competenze amministrative, scarsa potere di poter incidere, perché sapete meglio di me che la potestà in questo momento, in assenza di piano d'assetto sulla pesca nelle acque interne, ce l'ha la provincia. Quindi sostanzialmente i nostri guardiaparco non hanno la possibilità di poter intervenire in quelle situazioni di illecito che voi avete giustamente sanzionato. Ma andiamo però, prima di tutto complimenti, perché mi è già piaciuto l'approccio che ho sentito di... ecco, facciamo scambio di Amerigo, perché è l'approccio giusto, cioè i pescatori, soprattutto i pescatori sportivi, così come dico anche i cacciatori consapevoli, non sono nemici dell'ambiente, sono amici dell'ambiente, perché esercitano la loro attività non solo dal punto di vista tecnico, ma esercitano la loro attività all'interno di un ambiente che devono preservare, perché devono preservare la ragione stessa della loro passione, la ragione stessa del loro vivere, cioè, da un certo punto di vista. E quindi viene da voi stessi per primi la necessità di difendere e di tutelare l'ambiente naturale che voi utilizzate e che utilizzano anche tutti gli altri cittadini. E quindi è l'approccio giusto, l'approccio corretto. Dobbiamo essere tutti quanti degli amministratori, in questo caso del lago, in questo caso delle acque, ma dell'ambiente e di tutto quello che ci circonda. E dobbiamo lavorare insieme per fare in modo che le risorse non vengano saccheggiate, ma vengano amministrate in modo equilibrato, quindi in modo da poterne godere nei diversi modi che l'essere umano, l'uomo, può goderne, quindi per il suo divertimento, per la sua alimentazione,
per l'educazione, per la fruizione, ma ne deve godere in modo equilibrato per far sì che queste risorse non vadano a scomparire. Quindi è importantissimo l'approccio che voi avete, un approccio che fa sì che queste risorse non vengano saccheggiate. Ma ripeto, io qui sono principalmente ad ascoltare, perché mi piace molto il vostro approccio e sentendo quello che avete visto, quello che ho visto, vedendo quello che ho visto, mi vengono in mente anche delle idee. Cioè, noi fra poco approveremo un piano d'assetto, prima di tutto. Il piano tra pochi giorni pubblicheremo il piano, adotteremo completo della valutazione ambientale strategica e pubblicheremo il piano del parco. Il piano del parco è lo strumento che ci consentirà, una volta approvata la Regione Lazio, di poter intervenire e di regolamentare noi per primi la pesca all'interno del lago. Quindi è il momento per poter dialogare, è il momento per poter, sarà pubblicato, quindi sarà a disposizione di tutti quanti voi, delle associazioni, di chi vorrà prendere decisione, e sarà il momento per poter fare delle controdeduzioni, delle osservazioni, ovvero intervenire in forma formale per poter dare dei suggerimenti, per poter avere dei chiarimenti, per poter avere delle integrazioni, richiedere delle integrazioni su quella che è il regolamento di gestione del territorio, del parco, in questo caso anche del lago. E quindi è un momento importante in quest'ottica di collaborazione. Ma oltre a questo, quindi adesso ci siamo conosciuti, quindi ci teniamo in contatto, vi darò comunicazione, abbiamo soltanto un problema di dimensioni delle carte. I pianificatori ci hanno fatto delle carte che avevano una scarsa risoluzione, quindi devono modificarle per fare la 300 dpi invece che a 40, ma è un problema formale. Io immagino che nei primi giorni della prima settimana di marzo riusciremo a stampare e a pubblicare il piano, quindi siamo veramente alle battute finali. Ma oltre a questo, io ho visto rapidamente questo documento che voi avete elaborato e mi ci trovo pienamente d'accordo. Insomma, l'unico dubbio che mi viene in questo momento è la possibilità di esercitare un controllo diretto congiunto da parte, quando sarà, dei guardiaparco e delle associazioni di volontariato, perché questo difficilmente avviene. Io ho avuto anche l'esperienza, prima di fare il direttore qui a Bracciano, ho fatto anche il direttore a Roma Natura, e quindi gestiamo anche l'area marina delle Secche di Tor Paterno, che sicuramente conoscerete, no? Essendo appassionati pescatori, immagino solo d'acqua interna, anche le acque esterne, insomma. E quindi anche là avevamo lo stesso problema, il problema forse era anche peggiore lì, perché lì avevamo, avevamo il campo boe, avevamo la possibilità di rilasciare le licenze, ma non avevamo la possibilità di esercitare i controlli che esercitavamo erano scarsissimi, perché l'assurdo che i guardiaparco, essendo dipendenti regionali, quindi la vigilanza regionale, non potevano esercitare la loro autorevolezza su acque che erano area marina protetta statale. Quindi i guardiaparco non potevano andare a sanzionare quelli che magari pescavano. Ogni tanto ci andavo io stesso ed era bellissimo vedere come, quando vedevano avvicinare la nostra barca, vedere le barchette che scappavano via e che quindi oggettivamente erano là senza licenze, senza autorizzazioni, perché noi, come sapete, rilasciamo le autorizzazioni. Quindi è un problema, come dire, annoso quello del controllo dell'attività di pesca, perché purtroppo esercitare un controllo capillare significa avere parecchio personale, significa avere la possibilità di poter incidere. E anche in questo caso avevamo rapporti là con i Ghe Diving fondamentalmente, perché lì i maggiori fruttori erano soprattutto i sommozzatori, insomma coloro che esercitano attività subacquee e non di pesca in quel caso, ma soltanto di immersione. E anche in quel caso c'era la loro volontà di aiutarci nel controllo, ma non è stato possibile farlo. Ripeto ancora, pensate, neanche i guardiaparco potevano andare a controllare. Però al di là di questo, a me mi vengono in mente alcune cose, Amerigo, che potremmo fare concretamente e rapidamente. Prima di tutto, sfruttando, come diceva giustamente Amerigo, noi dobbiamo prima di tutto fare un'azione di educazione e di formazione. Questo video che avete fatto è un video bellissimo, secondo me, che potremmo utilizzare sia nelle scuole, ma potremmo utilizzare ad esempio per un convegno che potremmo realizzare al parco con i pescatori professionali, con voi e con la provincia, per cominciare a riflettere su questo, e potremmo farlo rapidamente, in tempi molto rapidi, senza nessun problema. Un'altra cosa che mi viene in mente e su cui chiedo se c'è la vostra disponibilità è questa, sempre sul tema della formazione. Noi all'interno del parco abbiamo creato un'attività che si chiama Accademia del Parco.
L'Accademia del Parco significa la realizzazione di corsi, di incontri, seminari sotto vari aspetti. Facciamo corsi di ornitologia, corsi di micologia, facciamo corsi di disegno naturalistico. Ecco, ad esempio, potremmo organizzare col vostro aiuto dei corsi per pescatori sportivi. Non significa che noi rilasciamo il tesserino, perché ovviamente noi non rilasciamo nessun tesserino, però fare una formazione, una didattica per magari aiutare i ragazzi che vogliono apprendere maggiormente le tecniche di pesca sportiva in modo più sano, più equilibrato, più corretto, col vostro ausilio qualcuno di voi potrebbe venire e organizzare insieme a noi questi corsi per realizzarli all'interno del territorio del parco, sul lago di Bracciano o sul lago di Martignano. Cosa invece e in questo caso potremmo iniziare in un certo qual modo a esercitare una forma di vigilanza, perché certamente i guardiaparco non possono andare in acqua, diciamo, ma quello che abbiamo visto, quei due signori che tiravano le reti, e lì stanno sulla riva. Se qualcuno di noi arriva e li becca in quella situazione, potremmo esercitare un controllo in quel caso. Però facciamo una statua. In che senso? A quelle due persone che vanno a controllare, facciamo la strada. No, beh, non è che la facciamo perché proprio per ringraziare noi. No, beh, sarebbe quello che vi chiedo, io non è che facciamo la strada, parlerò con i guardiaparco e cercherò di stimolarli rispetto a questo punto di vista, però iniziare un corso per cercare di sviluppare queste tecniche migliori insieme ai giovani ragazzi ci consentirebbe di poter andare sul territorio insieme. Mi spiego, cioè, se una delle vostre associazioni viene e ci aiuta a organizzare questi corsi, a questo significa poi andare direttamente sul lago a pescare, in sostanza, no? Questo significa andare insieme, andare con i ricerche, magari uscire in barca, magari fare delle attività insieme, significa cominciare a girare sul territorio insieme e ad aiutare anche i guardiaparco ad apprendere a cogliere quelle situazioni di legalità che magari loro stessi hanno il know-how per poter cogliere, insomma. Io stesso non sono un pescatore, quindi queste sensibilità non ce le ho personalmente, non avevo questo tecnicismo. Ad esempio, quello che ho visto sul Tevere me l'avete insegnato voi, che è una forma illegale. Io, per me, mi sembra sta pesca fondamentalmente, no? Quindi incrocia il pesce che passa e lo strappa, esatto, quindi uno preso e 25 sfregiati. Quindi una cosa che secondo me è importante, visto che lei rappresenta anche un po' quello che rappresenta realmente il controllo sul lago di Bresciano, e secondo me è una cosa che ci può venire incontro sulle esigenze, avere un numero, cioè un referente. Le spiego meglio: io arrivo sul lago di Bresciano, trovo lui che sta facendo una cosa illegale, poter chiamare un numero, una persona, un responsabile che sia, il quale non mi risponde come mi risponde la provinciale regolarmente tutte le volte che li chiamo, perché può darsi, non lo so, vediamo se ce la facciamo, se non mi si è bruciata la sarcina, perché cose veramente, avere dei referenti nel quale, non chi che sia, però le varie persone preparate, magari facendo insieme dei corsi organizzati in collaborazione, sono tizio, si sta verificando questo abuso, e avere un minimo, non che dopo 5 minuti devi stare là perché i guardiaparco ci avranno tanta, però avere almeno un minimo di considerazione, che dice adesso veniamo, ci organizziamo, vediamo cosa si può fare. Mezz'ora ci metterei la firma, qui stiamo a tempi biblici, normalmente sono 6 mesi, quindi mezz'ora. Io da questo punto di vista i guardiaparco, ho dato il numero al vostro amico, sono a disposizione, insomma, ripeto, dopo questo incontro, di cui vi ringrazio, perché io stesso non ho mai avuto contezza di queste problematiche sul territorio, perché nessuno ce l'aveva mai evidenziate, questo problema della pesca sportiva. Esatto, non era mai emerso da nessuna parte, è anche colpa nostra, ma è mancanza di una pesca. Ce ne sono molte altre che forse non abbiamo. Dico di questa problematica sulla pesca sportiva. C'è la problematica di quando, specialmente al lago di Bracciano, quando il Coregone. In periodo di frega si avvicina a riva, quando il cefalo è in periodo di frega si avvicina a riva e si possono filmare, forse quella del cefalo facciamo ancora in tempo a filmarla da riva con i stivali, mattanze con fiocine, reti, forchettoni, qualsiasi cosa, con le carpe abbiamo visto, ecco, stavamo pescando sul il paese va lì.
queste mattanze nessuno dice niente. Pescavamo nell'ansa di Trevignano una mattina con buon Simone e vedevamo in lontananza nell'ansa, proprio al centro dell'ansa, dove giù in fondo ci sono i vivai, per capirci, le canne, e uno che dico, ma che sta succedendo? Piano piano ci siamo avvicinati, scena, dico, staranno a girare un film. Un giavellotto, perché come lo vogliamo chiamare, 4 metri di canna, che le carpe in frega le fiocinava con una canna di bambù di 4 metri. So, guardate, in frega, sì, in frega tecnicamente è quando sono nel periodo di riproduzione, quindi il momento peggiore, per se ammesso che ce ne sia uno migliore per fare una cosa del genere, comunque sicuramente è il peggiore. E stessa cosa, pronto, ma è provinciale, perché quello di numero avevamo, sì, adesso vediamo, forse mandiamo una macchina. Siamo stati tutta la mattina lì a pescare, si è visto nessuno, come sempre succede in tutte le situazioni in cui abbiamo riscontrato di necessità di chiamare un'istituzione, la risposta è stata sempre la medesima. Noi c'eravamo, ma non c'erano le istituzioni. Non è, no, no, in tutte le acque. Adesso le stavo esponendo quelle che sono quelle più suo stretto ipotetico controllo, per quello che riguarda, perché magari sono cose che nessuno sa, perché non vede, le vede, le vive chi sta sul lago, chi tutti i giorni. Noi per malattia, a caso grave, lui è il più grave di tutti. E chi ormai lui le piante le saluta, eh? Sì, sì, ci sono le piante, se girano come i girasoli quando lo vedono. E dunque ci sono diverse di queste problematiche che, ripeto, non sono state magari esposte nel video o vengono a meno conoscenza, che anche quelle andrebbero in qualche modo. Secondo me, io ripeto, la cosa migliore oggi che ci siamo incontrati è organizzare con l'occasione, esatto, del piano del parco, quindi il fatto di dover anche divulgare, perché noi una volta pubblicato il piano del parco faremo degli incontri di presentazione nei comuni, anche all'associazione di categoria, a tutti coloro, ai vari stakeholder che sono interessati. In questa occasione, quindi in tempi rapidi, America, possiamo organizzare un incontro con voi proprio sul tema della pesca, per alla presenza anche dei sindaci, cioè me ne occupo io per organizzarli in modo completo, per cercare di sviscerare queste problematiche e cominciare a trovare un ragionamento, fermo restando che in questo modo i nostri guardiaparco saranno da domani stesso, io ne parlo, insomma, i numeri sono quelli del parco, i guardiaparco possono essere contattati in qualsiasi momento, fermo restando che se stanno in acqua quelli non possono entrare, perché manco c'hanno le barche. No, ma noi. Sì, ma non ci possono andare loro, non c'hanno, finché il piano non è approvato, non c'hanno poteri sulle acque. Dovrebbero andare. Vabbè, dovranno uscire prima o poi dalla parte opposta. Allora, Daniele, facciamo così, ve li portiamo noi, arriva, aspettate. C'è una medaglia anche nella sanzione, che non è da sottovalutare, la sanzione che poi viene applicata. Esatto. Sicuramente all'inizio ci sarà il problema di andarli a pizzicare, ma una volta pizzicati uno qua, uno là. Le sanzioni dovrebbero essere esemplari. Le sanzioni le pagano, sai, io vedo le sanzioni che vengono. Lui si preoccupa dell'entità. Sì. Magari se è 50 euro uno nemmeno se lo pone il problema. No, ma questi secondo me sono step successivi. Insomma, quelle sono. Quelli sono step successivi. Sì, infatti quelle. Ci hai detto che verrà redatto questo piano d'assetto, quindi il piano del parco, per intenderci. A livello pratico, sarebbe preferibile un incontro pre-piano oppure i margini di intervento sono... Il piano è già stato redatto, sarà pubblicato per effettuare le controdeduzioni. Quindi ci sono margini per intervenire effettivamente? Ci sono 40 giorni per poter effettuare, dal momento che pubblichiamo ci saranno 40 giorni per poter trasmettere delle osservazioni al piano stesso, alla regolamentazione, all'autorizzazione e quant'altro. Quindi nel mentre dovremmo noi aiutarci. Quindi secondo me ci sentiamo nelle prossime settimane, appena sarà pubblicato, cerchiamo di organizzare un incontro fatto in questi termini sul tema della pesca nel suo concezione più ampia, sportiva e professionale, e cerchiamo di affrontare questi temi finalmente in modo più chiaro e organico. Ma non c'è possibilità di dare il potere alle guardie del parco di intervenire sull'acqua con un'imbarcazione? Quella è la cosa importante. Il piano d'assetto, una volta approvato, che significa una volta approvato dal Consiglio regionale, quindi una volta che noi abbiamo fatto la costruzione, non è finito, deve andare in Consiglio, deve andare in Giunta, deve andare in Consiglio regionale, quindi sono tempi. Una volta però approvato definitivamente, i guardiaparco potranno anche intervenire sul piano, perché sul piano avrà una specifica normativa anche sulle acque interne. Perfetto.
Già questo è un ottimo punto di partenza. Tonino Bandinelli, Tiber Bass. Sì, sono presidente dell'Associazione Sportiva PDO. Ovviamente c'è gran parte dei nostri associati che vanno regolarmente a pescare sul lago di Bracciano. Volevo chiedere due cose. Una, se era prevista nel piano della regolamentazione il fatto dell'utilizzo del motore elettrico, perché c'è la legge regionale che sembra che non si possa utilizzare, però sembra sia consentito questo motore elettrico in acqua. E quindi penso che il motore elettrico no, Andrea, il motore elettrico è consentito in acqua. Sì. Io so che è tollerato, ma non è. Allora, inizialmente il motore elettrico, sono capito io, non è per molto verbale, all'inizio quando forzano i motori a scoppio, io usavo il motore elettrico, mi intimarono di uscire immediatamente dall'acqua perché la legge parlava di motori senza specificare, sia elettrici o a gas. Però non è stata mai fatta. Poi successivamente hanno in bonus, credo che abbia fatto. Sì, credo che sia tollerato. Però consentito il motore elettrico. È uso comune usare il motore elettrico. Passo i carabinieri assolutamente perché, no, perché non è tollerato, no, perché il probabilmente è tollerato, però non c'è carabinieri che dice giusto, ma nelle, sì, no, sì, nelle pieghe del piano che verrà attuato magari uno controlla anche questo aspetto, una specifica che sì, perché in teoria saremmo tutti fuori legge, in teoria sì, però passa la vedetta dei carabinieri che sì, ma sappiamo che la vedetta dei carabinieri controlla per quello che sa, che non sempre non corrisponde alla legge. Sì, però se non se lo pongono loro, no, lo so, finché magari domani cambiano il maresciallo, arriva un altro maresciallo un po' più zelante che ti dice qui c'è la normativa, dice che sì, seconda domanda, non si naviga più su Bresciano. Seconda domanda, sicuramente non è la sede adatta, però volevo sollevare questo piccolo problema che è nato nella provincia di Roma e solo ed esclusivamente su tutta Italia, solo la provincia di Roma ha messo questa diciamo pura provincia del Frosinone, cioè si tassa a qualsiasi, sì, a qualsiasi competizione anche da Lima supposta praticamente questo, allora sembra che il Lazio che forse è il Lazio, perché in tutta Italia questo non succede. Praticamente la provincia quando c'è una singola richiesta per una manifestazione sportiva per specchio d'acqua, ossia la mia associazione organizza una sola manifestazione o cinque manifestazioni nel lago di Bracciano, vado a chiedere l'autorizzazione al lago di Bracciano, alla provincia di Roma. La provincia di Roma mi chiede se 350 euro per compilare il foglio per l'autorizzazione. La gara di pesca. Vado a organizzare la gara al Tevere, mi richiede stessa associazione altre 350 euro per compilare il foglio dell'autorizzazione. Io mi chiedo, se chiedo 50 euro a Barca per fare manifestazione, ma se chiedo 50 euro per fare la gara e 350 me ne vanno lì con 15 iscritti, ma io gli devo chiedere 100 euro per fare una manifestazione sportiva a sti ragazzi, quando la pesca fondamentalmente è una forma di ricreazione, una forma di è una deliberazione della provincia. Sì, sì, no, ma questo chiedo, è più per parlare. Possiamo combattere fondamentalmente questa cosa, perché ma soprattutto ma queste 350 euro che volete, ce date una spiegazione? Già tutti quelli della licenza che ne parlavamo. Qui tutti abbiamo la licenza. Ci chiedono come spendiamo noi i soldi. Sì, noi andiamo l'unica volta che tiriamo fuori la licenza è una volta l'anno. Più o meno per dire, sai che sta per scadere, fammi poi vedere. Sì. Se no, non si tira fuori la licenza neanche né niente. Non c'è una cena. Le chiedevo, qual è lei sicuramente sa per poter spiegare a qualcuno che effettivamente ci sono dei problemi. Lì devi agire sulla provincia, è un'azione politica di categoria sulla provincia, in sostanza, non c'è altra, perché lì anche noi utilizziamo dei diritti di segreteria sul rilascio dei nulla osta. Chi fa chiede 20 euro, noi chiediamo 20 euro. Quella è una richiesta di nulla osta, delle pratiche, insomma è diverso. Il parco di Veio recentemente ha fatto la pubblicazione del piano d'assetto, infatti ci sono state polemiche, ha chiesto per ogni osservazione 50 euro. Anche là ci sono state polemiche perché alcuni le cambiente per 50 euro, hanno 350. Però è stata una scelta ogni classe.
forse capì che è la propria associazione, perché se arriva un'altra associazione e fa chiare l'autorizzazione, abbracciamo, voglio dire, Tonino, secondo è me è vero che una volta ne posso caricare poi 5, però se ne faccio una nuova all'anno. Secondo me questo è fatto benissimo a dirlo, perché qualsiasi problema da ecologico, gestionali, è giusto che venga detto a chi magari non lo sa. È giusto. Secondo me questo potrebbe essere abbinato all'altro motivo per cui siamo qui, cioè il fatto che ci sia il parco Bracciano presente è solamente un fiore all'occhiello, perché noi amiamo questo luogo, sappiamo la specificità del luogo e quindi le persone che sono venute qui si sentono referenti del parco di Bracciano e il discorso si è impregnato sul parco di Bracciano. L'altro motivo però per cui noi siamo qui è per tentare di smuovere con raccolta firme, convenzioni, con scelte politiche, forzature, manifestazioni, per tutte le altre cose. Quindi secondo me, in parallelo a questo discorso di Bracciano che stiamo affrontando, noi possiamo condividere tutte le altre battaglie, se e che solo se uniti potremmo eventualmente provare a vincere per ottenere i risultati che dicevo. Forse è meglio fare passa la volta. Bravo, cioè, quello volevo dire. Sì. È ovvio che la chiusa dell'intervento era questa. La collaborazione che auspichiamo. Bravissimo. La chiusa dell'intervento era questa, cioè ovviamente le forze e le possibilità, le opportunità non sono infinite, noi siamo persone, io faccio tutt'altro, giornalista di pesca sì, però la mia vita si incentra su altro, quindi ovviamente proviamo a condividere tutto, ma nelle forze e nelle disponibilità di quello che riusciamo e comunque è previsto un incontro con la provincia, già dei rappresentanti sarebbero dovuti essere presenti, poi le elezioni di domani non era previsto, cioè non è proprio consentito nessun tipo di presenza politica, però è stato detto. Adesso vediamo al consiglio regionale chi viene eletto, poi la raccolta firme è andata avanti, ce ne abbiamo un bel po', e poi tutti insieme casomai ci teniamo in contatto, i vari presidenti, 3, 4, 5 delle persone, siamo i presidenti, queste sono le 5, più ne raccogliamo meglio, e lì saranno costretti alla provincia almeno ad ascoltarci e a darci delle spiegazioni per delle cose piuttosto che altre. Come un'altra cosa che faceva parte del programma era la richiesta che nella provincia di Roma sono previsti i corsi di guardia ittica volontaria, non li fanno più perché per loro è una scocciatura, che tecnicamente è questo il problema. E ho parlato con diverse persone, poi in camera caritatis, come si dice, questa è una scocciatura. Una scocciatura che a costo zero, cioè sono persone che controllano, di cui si assumono tutte le responsabilità, perché per fare la guardia ittica ti devi assumere tutte le responsabilità di assicurazione, tutto. Ma se quello è brutto. E poi, sì, ma è previsto nel regolamento provinciale, è previsto i corsi, sono previsti tutto. Previsto il regolamento delle guardie ittiche volontarie e non fanno i corsi perché ogni tanto qualcuno sbaglia a compilare il verbale e per loro è una scocciatura. Non ci sono da siamo proprio alla. Quindi anche questo sarà previsto un incontro in provincia. Ma io quello che mi piacerebbe fargli capire è che a me te fa la sanzione a Dimitri piuttosto che a Ceaucescu. Non serve a niente. L'importante è che una volta ci passo io e quello se ne va, una volta ci passi te e quello se ne va, una volta ci passa lui e quello se ne va, alla fine invece che trovarcene 80 ce ne trovi 5. È l'unica soluzione. Tanto sperare di risolvere il problema. Esatto. Ok. Andiamo oltre. Andiamo oltre. Allora io rispondo rappresentando voi, ma poi voi integratemi, nel senso che io posso, poi dico sempre, già tanto si riesco a far parte e coerenza con me stesso, già per me è una cosa grandiosa, per cui per quanto riguarda le affermazioni del dottore, io direi che per ciò che concerne l'incontro che è stato proposto, noi sicuramente cercheremo di partecipare per la puntualizzazione di tutte le regole che possono essere migliorate o messe nel giusto verso per contribuire a una gestione del lago più consona. Per quanto riguarda i corsi invece dei ragazzi, allora io sono un insegnante, il motivo per cui ho esordito prima con l'aspetto educativo è perché per me nessuna battaglia ha senso senza la formazione delle coscienze. All'inizio della mia carriera di ecologista dissi, nell'intervento di poc'anzi, io ero un ecologista al salto,
responsabile ambiente, che andavo lì, mi facevo le gare, facevo battaglie infinitamente grandiose. Poi giustamente qualcuno mi fece notare, detto, guarda, è tutto giusto, ma non puoi incentrare la tua vita con battaglia legale e battaglia, perché non è quello, il vero risultato lo ottieni solo se crei un substrato di conoscenza e di sensibilità, perché poi questa, la condivisione delle scelte da fare, viene come più naturale e più confacente. E quindi secondo me la formazione e qualsiasi manifestazione atta a spiegare ai ragazzi la pesca, la corretta visione e gestione della pesca, mi viene in mente, molti pescano il luccio, pochissimi, dei novizi soprattutto, sanno come rilasciarlo. È un rapporto di pesca sportiva sostenibile. Perfetto, ecocompatibile, quindi nel gergo tecnico noi lo chiamiamo catch and release o no kill, però il no kill ha un senso pregnante solo se lo si pratica correttamente. Cioè, se io slamo un pesce in maniera sbagliata, lo maneggio in maniera sbagliata, il pesce quasi sicuramente andrà incontro a morte, anche se nei primi momenti del rilascio sembra vitale. Quindi tutto quello che concerne questa parte di formazione, la mia persona, ma penso le associazioni che qui rappresentate, sono ben contente di darvi una mano in maniera fattiva, concreta, facendo dei corsi realmente. Per quanto riguarda la mia figura, essendo una guida di pesca, io posso anche garantire al parco, una delle pochissime guide di pesca legalmente autorizzate, che dovessi fare qualche attività, posso anche donare tranquillamente tutto l'introito al parco, e lo dico davanti a tutti senza ombra di smentita, lo dico oggi ma lo riconfermo, per finanziare progettualità di interventi, di formazione, di ripopolamenti, di controlli, cioè tutto quello che possa poi il parco beneficiare e ricadere positivamente sul tessuto e sulle nostre progettualità. Questo lo dico io perché è nella mia mora poterlo fare, quindi lo offro con molto orgoglio al parco, anche perché l'impressione che ho avuto dalle persone che qui stanno è talmente positiva che secondo me in genere di impressioni non si vive, ma comunque ci si nutre, dovrebbe germogliare qualcosa di positivo sicuramente, quindi secondo me abbiamo fatto più che bene a credere in questa cosa e a seminarla. Per quanto riguarda il guardia pesca volontari, sì, penso che l'idea era quella di rifarsi alla normativa già esistente. È già perfetto. Quindi, infatti, magari una mano possiamo provarla insieme a smuovere le acque per tentare di avere una efficace realizzazione di questa normativa. Farla con la provincia. Certo, con la provincia. Certo, certo. Il parco non può avere le sue guardie sul lago, no? Sul perimetro dell'acqua, nemmeno una volta approvato il piano? Il piano sì. E non si potrebbe prevedere all'interno del piano l'utilizzo di guardia pesca volontari realmente formati dal parco che andranno ad assistere e a coadiuvare quelli esistenti legalmente? Tutte le volte le facciamo convergere all'interno del parco. Ma questa è un'idea, però bisogna legalmente approfondirla. È normale. Perfetto, perfetto, ok. Lì subentreranno tutta una serie di norme per il quale stai sull'acqua, la sicurezza, collimare la figura giuridica del guardiaparco con il volontario. Però, e se la prima cosa che ti dicono, e se succede qualcosa? E la risposta più naturale sarebbe, ma che tutto quello che succede non basta? Convertire la cosa in pescatore sentinella. Sì, ma le formule di adozione generica, tipo quelle che fa la Legambiente, di adozione del lago, adozione del bosco, adozione, sono meramente teoriche, però possono funzionare, nel senso che la sentimento lì, se il fatto che voi fate l'associazione di controllo del territorio, chiamatelo del pesca, quello come vi pare a voi, motocicletta, e andate sul lago e voi vedete uno che fa un'attività illegale, siamo potete tenuti. Chiamare. Certo. Non potete intervenire, possiamo chiamare anche se non c'è anche se non senza. Sì, il problema sta sempre lì, se chiami come Bandinelli, come c'è chi non c'ha la benzina, il problema è che non c'è nessuno poi dall'altra parte, esatto, e noi adesso i parco non ce li posso mandare sul lago, potrebbe andare sulla provincia dopo che abbiamo appena detto. Teoria ci dovrebbe essere una barca della provinciale che gira, ma della polizia provinciale sì, ma abbiamo Andrea, ma è mai stata chiesta la licenza in 5-6 anni? No, più che altro si potrebbe organizzare in collaborazione col parco, ammesso che poi sia fattibile questa cosa, nel senso i guardiaparco che abitualmente coprono il territorio
calpestabile, quindi meno quello acquatico, a random, cioè nel senso due volte a settimana con i vari volontari in appoggio. Nel senso, andiamo, anche perché magari il guardiaparco arriva sul lago, molto vado. Te lo dico io, tu devi mannare. A Santo Cerso. A Santo Cerso piuttosto che all'Acquarella. Perché se il guardiaparco non ha competenze, non è coperto assicurativamente. Quindi mandando su una barca, non so se ce lo posso mandare. Infatti, bisognerebbe vedere un attimino. Diciamo che un altro di quei punti che nel prossimo incontro potremmo cercare di integrare, ammesso che ce ne sia poi la reale fattibilità. Il problema era quando dovevamo mandare i guardiaparco sempre sull'area marina protetta, se anche il ministro è. Era che in quel caso, se vanno su una barca, diciamo, per esercitare un'attività professionale, non vanno come gente di mare, non vanno più come, cioè se porti la barca per il lavoro, lo porti, deve essere iscritto nel registro della gente di mare, non è più la patente nautica per diporto. Capito? Non so, i carabinieri che autorità hanno? Solamente di controllo di cosa? Fiscale. Anche infrazioni di pesca. Sì, potrebbero, dovrebbero, ma non lo fanno. Sanno dove è il tema. Cioè, quindi questo discorso che tu dici che mi piacerebbe molto, però dobbiamo, non ti posso dire. No, era studiarlo perché Presidente, era uno entra in barca, casca, sbatte la testa. Certo. Questo era un appunto da poter sviluppare, ripeto, ammesso che ce ne siano le possibilità nel prossimo incontro. Che nulla, se noi abbiamo molti guardiaparco che sono sinceramente, come dire, appassionati e che magari potremmo studiare di fare cose fuori dall'orario di servizio, ma quello sarebbe una roba volontaria, diciamo, quindi farlo in orario di servizio la devo verificare. Bisogna verificare. Federico vuole fare una domanda. Insomma, chiedere quali potevano essere, insomma, chiedere un po' a tutti quali potevano essere le priorità, perché sono queste secondo me quelle che dobbiamo identificare, cioè in questo momento, quale potrebbe essere anche un piccolo primo passo da cui poter partire anche in vista appunto di questo piano di gestione che sta per essere, insomma, approvato. E secondo me, cioè, il primo punto da cui dobbiamo partire è questo, a livello di tutte le associazioni, trovare un punto, almeno uno. Insomma, penso sia secondo te che vivi il lago, quale potrebbe essere uno importante? Secondo me, partendo dalle piccole cose, potrebbe essere, ecco, discorso del controllo, discorso magari della pesca abusiva, quindi dei pescatori abusivi, poi eventualmente anche una misura minima, insomma, sono secondo me una cosa più semplice, c'è il controllo, no, e il discorso della misura minima, allora, secondo me è giustissimo quello che hai detto, in effetti poi quello è incentrato, abbiamo un po' allargato il discorso, ma il discorso concentrato fondamentalmente è sul controllo, cioè la prima cosa che chiediamo in appoggio con il Presidente è il maggior controllo delle varie problematiche che ci sono sul lago, cercando di integrarle più possibile con quanto... il discorso della misura minima, massima, non è un discorso che possiamo fare con il Presidente, è un discorso che ho fatto con la provincia e sulla nostra raccolta firme, che non so se ti è capitata, e c'è scritto tra i punti fondamentalmente anche quello, e nel caso del Lucio per esempio, oltre che c'è una misura minima ridicola, sarebbe il caso di inserire anche una massima. In che senso? Visto che poi c'è chi come noi ama il pesce e lo rilascia anche in modo corretto, molti lo rilasciano, era meglio che non lo rilasciavano perché lo fanno in maniera scorretta, e molti come vedono un pesce sopra il metro a casa, foto al bar, quante ne abbiamo viste, e quello fa più danni secondo me che se si portano via 5 di quelli piccoli. No, credo di non stare... È chiaro che non adesso la sede di parlare di questo, anche perché sì, insomma, sono tecnicismi, io magari in vista di questo incontro che potremmo fare con Federico, posso fare una proposta? Cioè, secondo me è anche castrante pensare a un punto particolare o due. Secondo me, tanto nel momento in cui andiamo ad incontrarci, se noi preventivamente ci facciamo una riunione, ovviamente loro possono assisterci, ma questa è una cosa che riguarda noi. Ho capito. Quindi noi dovremmo vederci, ma era implicito, vederci, discutere eventualmente, anche dopo aver visto il piano che è uscito, no? Discutere e cercare un'implementazione e dopodiché un incontro di avvicinamento delle parti per arrivare. Quindi non uno o due, ma insomma quello che noi riteniamo opportuno, nelle more di quello che ci è dato poi di realizzare, dall'incontro sicuramente scaturirà qualcosa. Quindi lo step 2, stiamo all'anno zero, detto all'inizio,
l'anno mese 1, mese 1 ci incontriamo e vediamo subito dopo aver letto questa cosa. Poi certo, c'è da dire anche che in modo di mezzo ci stanno le elezioni, quindi diciamo questa eventuale approvazione in provincia, regione del piano penso comunque non sia una cosa così immediata come no, te l'ho premesso, adesso noi se riusciamo riusciremo a pubblicarlo entro il mese di marzo, significa che le osservazioni andranno fatte entro la fine di aprile, quindi entro la fine di aprile noi avremo le controriduzioni che deve fare il parco e manderemo tutto quanto alla regione e poi ci saranno i tempi che ci saranno. E nel frattempo noi con la raccolta firme cerchiamo di andare alla regione e certo a quel punto andremo, ripeto, i vari rappresentanti dell'associazione con tutte le firme a dire signori. Poi organizziamo per adesso che comincia la primavera, facciamo questo corso di pesca. Sì, mi piace molto sta cosa. Sì, sì, sì. Siete disponibili alcuni di voi per fare i docenti? Assolutamente sì. È una cosa molto bella che testimonia un'unione, una volontà di lavorare insieme. Sì, abbiamo espressioni da affermatissime persone dell'agonismo a. Di tutti i generi, dal come catturarli nel modo migliore al come rilasciarli nel modo migliore. Sì, tra l'altro essendo qui da Rivesca certo. Posso anche fornire, visto che ho la possibilità di avere le assicurazioni, perché nell'attività di guida è obbligatorio avere assicurati l'equipaggio, quindi in quel caso si può anche usare la mia imbarcazione, certo. La mettiamo a disposizione, sì, sì, sì. Quindi nel mentre così siamo coperti anche sotto... Credo... No, ce l'ho itinerante. Ci abbiamo anche Andrea che ci ha dato via. Andrea anche che c'ha sul lago e c'è tutto. Sì, mi preoccupavo delle assicurazioni. Tipo, facciamo un corso a dei ragazzi, li facciamo salire in barca. Certo, ovviamente certo. Vanno se succede qualcosa. Allora, per garantire loro, può essere utile avere. Sì, sì, sono tutte cose, secondo me, rivoli da poi da. Esattamente, la disponibilità c'è. Però mi piace molto fare questa cosa del corso certo. Di pesca responsabile. Certo, credo che sia. Credo sia un buon punto di partenza. Intanto. Una cosa che dico a voi, io l'ho sentita stamattina nella conferenza dei calpisti, nonostante quando ci guardiamo noi e parliamo di noi sembrano tutte cose fiori davvero, cioè parlare di no kill per noi è quasi scontato, cioè, eppure riflettevamo stamattina nell'altra conferenza, se aprite la porta di lì ci sono migliaia di persone che sono la maggioranza che non la pensano così, sì, sì. Quindi ecco perché vi dicevo prima la formazione culturale è preeminente. Noi pensiamo di vivendo in questo mondo vattato, qui io parlo con lui rilascia pesci più di me, io più di lui, tu ti preoccupi se Lucio per caso ha una macchiettina e lo disinfettiamo o cose di questo genere, però nella società civile, quindi il primo diktat che oggi ci siamo dati questa mattina in un'altra conferenza è quella che ognuno di noi dovrà con modi educati e formativi non censorei di far capire alla collettività. Io penso che il nostro dottore per la prima volta ha toccato con mano che c'è un modo di intendere la pesca diversa, cioè un modo di intendere la pesca che non preveda l'uccisione come atto finale, ma l'uccisione è una cosa che è un retaggio del passato e che la pesca ha trasformato oggi come una particolarità da evitare. Quindi noi prima dobbiamo aiutarci e condividere questa cosa, dopodiché loro stessi hanno capito che c'è un modo diverso di fare la pesca e probabilmente tutto ciò, substrato, le strutture che capiscono questa diversità, il nostro impegno, la loro sensibilità, secondo me, non dico solo se sono rose fioriranno, secondo me sono rose sicuramente, quindi impegno civile ovunque ci siamo dati mandato su tutti i forum e su Facebook, le persone dovete pensare che fanno fatica a percepire la pesca come qualcosa di normale, anzi qualcuno giustamente dice ma perché gli fate male a sti pesci? E sotto l'aspetto animalista hanno ragione, perché se non lo mangi perché devi fargli male? Per assurdo sarebbe meglio ammazzarne uno sotto l'aspetto prettamente animalista e andar via piuttosto che pescarne 20 e rilasciarli sotto l'aspetto animalista. Poi, siccome non sono un animalista ma un ecologista, ritengo che l'impatto ecologico di una pesca che non uccide sia alla fine più giustificato e da percorrere. Però tutto ciò va vissuto, le persone, se lo dite a una persona normale, non è facile che ti capisca. Dico, ma che vai fa? Che vai, punge i pesci. Non è una cosa semplice, sapete, non è una cosa semplice. Per cui
il mandato numero uno è questo, cioè far capire che c'è questa possibilità. Grazie professore. Sì, quindi, che ce vai a fare? Ti rispondono. E che ce la fa? Pure alle 4, sta sicuro alle 4 che nasce il pesce. Ok, quindi alla luce di tutto ciò, io ringrazierei infinitamente della partecipazione. Assolutamente sì. Hanno imparato, non l'ho chiesto nemmeno stavolta. L'appuntamento, intanto se c'è qualcuno che vuol dire qualcosa, perché non voglio chiudere e fare io da censore. Ok, quindi secondo me la cosa è stata più che positiva, abbiamo fatto il filmato di tutta la diciamo incontro e conferenza, e appuntamento prossimo per provare a realizzare tutto quello che ci siamo detti. Io intanto vi ringrazio tutti, chi vuole rimanere per cominciare a progettare le altre cose, noi stiamo qui e ci vediamo come associazione. Sì. Visto sentivo vedere la pagina Facebook, anche il parco ha una pagina Facebook, vi invito a dare l'amicizia alla pagina del parco, così possiamo in modo diretto interagire, ci sono domande, interagire, cose, la cosa più rapida e più... Grazie ancora ragazzi. Grazie.